Uscire dagli schemi convenzionali e dalle esposizioni in gallerie per dare la possibilità a tutti di far apprezzare le proprie opere. Questo è il leitmotiv di Arturo Faiella che continua il suo ciclo di mostre itineranti nei locali cittadini. Le mostre, comunque le esposizioni, mi piace farle in luoghi un po' anomali. Per me le gallerie e gli enti sono finiti. Dopo aver esposto in bar e ristoranti, questa volta la scelta dell'artista sulmonese è ricaduta su un negozio di parrucchiera, Spettiniamoci, la cui titolare Sandra ha accettato di buon grado l'offerta. Sono affascinata dai suoi quadri, sono gioiosi, sono pieni di luce, di colori ed è quello che a me piace, insomma, che mi dà la gioia. E dove c'è Arturo c'è gioia. Il tema centrale della mostra, come ci ha ormai abituato Faiella, è la donna, figura centrale nella sua vita e nella sua formazione artistica. Sulmona, secondo me gli sulmonesi devono molto a questo tipo di donna con il loro coraggio. Bisognerebbe pensare di farle un monumento. E comunque, la scelta di Sandra io la conosco praticamente da una vita. Anche le opere che ho esposto sono opere che risalenti a 10-15 anni fa e non sono mai state portate da nessun altro luogo. L'arte di Arturo Faiella ha persino ispirato uno studente sulmonese che ha da poco consegnato una tesi di laurea sulla sua vita e le sue opere. E il titolo della tesi è La pittura come presenza. Parla del suo ruolo sociale di pittore, attento sia alle manifestazioni culturali che umane, che emotive della vita stessa. Lui racconta attraverso i suoi quadri sia l'amore che la diversità che l'emarginazione. Sin dagli anni 70, 80 ha partecipato a varie manifestazioni che sancivano il ruolo del pittore come un manifestante con il proprio pennello al posto della spada, al posto del manganello, al posto dello striscione, questo manifestante la diversità. E il voler accogliere tutti attraverso l'arte, che è una grande madre, una grande donna che riesce ad ascoltare tutte le diversità e tutte le difficoltà umane. Grazie.